situazione in questo momento non è bella, noi non siamo tranquillissimi, si dice che è tutto a posto ma non lo è. Io mi auguro che chi dice che è tutto a posto metta le cose a posto e noi saremo più contenti di tutti. Noi vogliamo bene al Marsala, stiamo andando avanti e non si vede anche perché i risultati stanno arrivando, vogliamo soltanto un po' di tranquillità. Punto. Questo messaggio a chi lo dobbiamo indirizzare? Si sa a chi dobbiamo indirizzare il messaggio. Chi sa comprenderà. Sì, sì, si sa. Se poi queste cose non vengono risolte sarò anche più preciso. Sarò anche più mister, preciso. Ti riservi dopo. Mi riservo dopo. In questo momento, siccome ci dicono che è tutto a posto, non è tutto a posto. Parliamo di tranquillità economica. Parliamo di quello che vi dirò se le cose non vengono messe a posto. In questo momento ci dicono che è a posto. Un po' nella sassa. Sì, perché spero che le cose vengano sistemate. Va bene, nel momento in cui le cose verranno sistemate, come noi ci auguriamo tutti, saremo tutti più tranquilli. E la svogliatezza di cui parli tu, probabilmente non è giustificata perché io non ho visto svogliatezza, perché c'è stata l'attenzione dall'inizio alla fine, non c'è stata sicuramente svogliatezza. Però sicuramente possiamo avere una spinta in più se le cose sono un po' più tranquille. Questa è una vicenda che riguarda la società e Calaiò. Sicuramente posso dire che Calaiò sia l'anno scorso che quest'anno è stato importantissimo nella costruzione di questa squadra e nella gestione di questa squadra. Poi le vicende per cui c'è stato queste dimissioni di Calaiò le dovete chiedere o a Calaiò o alla società. Ripeto la domanda, mister, non sto chiedendo le motivazioni. L'assenza di, comunque stiamo parlando del direttore sportivo, è il vostro principale referente con la società. Ho già risposto, ho detto che era importante l'anno scorso, è stato importantissimo l'anno scorso, è stato importante anche quest'anno.